Ben ritrovati, eccoci, ora ci sentiamo amiche ed amici di Sport Parma, ben ritrovati e buon campionato a tutti. Noi ritorniamo con Parma Talk in corso d'opera con la Serie B che è già iniziata e Parma Talk ricomincia la sua quarta stagione qui sulle frequenze di Sport Parma. È bello ritrovarvi, è bello ritrovare gli ospiti di questa prima puntata, la 101esima nella storia di Parma Talk. Allora saluto fin da subito Antonio Boellis, giornalista di Tutto Sport e Sport Parma, ma anche editore di Sport Parma. Ciao Antonio. Ciao, ciao a tutti. Beh, È passata una buona estate? Ti stai divertendo con questo inizio di stagione? Direi di direi sì. che è impossibile non divertirsi. Le squadre a noi Una volta care, tanto, insomma, una volta, una volta veniamo da tanto. una striscia, cos'è, di 5 anni di No, quattro edizioni, 4, dai. questa sembra essere partita meglio. Saluto anche due compagni storici del Parma Talk, che condividono lo stesso nome, l'avvocato e tifoso Max Germi, Massimiliano Buonasera Germi, a tutti. specifica. Ciao Massimiliano, e salutiamo e ritroviamo con piacere il tifoso opinionista, one man show, Max Ravanetti. Grazie, ciao, io sono onoratissimo di essere con Max Germi, che è una persona preparatissima e che adoro. Ma Con voi. Sì, l'ospite, concedimelo Max, l'ospite che gode di sì. più è quello che adesso lo presenta Lorenzo. Vai Lorenzo. Dulcis in fundo, come dicevano i latini, un centrocampista che ha lasciato il segno qui a Parma con un'ottantina di presenze tra il 2015 e il 2018. L'avete già visto inquadrato. Ciccio Corapi. Ciao Buon Francesco, pomeriggio a grazie. tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, l'uomo in due maglie, l'ex di Parma e Catanzaro. Ieri, insomma, per chi hai fatto il tifo, Ciccio? Beh, sono legatissimo al Parma, però è comunque la squadra della mia città. Sono cresciuto calcisticamente col Catanzaro, quindi è ovvio che tifassi per il Catanzaro. Per le Aquile del Sud, un risultato, Ciccio, direi forse anche un po' troppo ampio. Faccio partire te in questa analisi, poi completiamo il nostro giro. Perché il 5-0 forse è un po' bugiardo, anche se il Parma ha dato prova di essere una squadra quest'anno veramente quadrata e cinica. Sì, se non si guarda la partita, magari tutti possono pensare che non c'è stata partita perché il Parma è stato nettamente superiore. Invece penso che il Catanzaro abbia fatto un'ottima prestazione. I primi 20 minuti prima del gol aveva il palleggio in mano, però molte palle perse al centrocampo, diciamo che gli sono costate care perché il Parma ha capito che partita doveva fare e l'ha fatta alla perfezione perché si è chiuso lì, chiudeva le linee di passaggio e ripartiva. Fermo restando che comunque l'obiettivo del Catanzaro non è sicuramente quello di salire, però nelle prime uscite abbiamo visto un ottimo Catanzaro che gioca bene. Qui Ciccio Corapi ci ha già dato un po' di spunti su cui possono anche riflettere i nostri amici da casa, che invito come sempre a commentare attraverso l'area apposita di Facebook, YouTube e Twitch. È un Parma che ha capito la partita che doveva fare, Antonio Boellis. Insomma, vuoi aggiungere qualcosa a questa disamina di Ciccio che studia da allenatore, eh? Adesso responsabile anche del Vigor Catanzaro, responsabile del settore giovanile, dico bene, no, Ciccio? Sì, alleno gli allievi e sono responsabile di tutta la scuola calcio a livello tecnico. E dopo parliamo anche un po' di questo tuo nuovo, di questa tua nuova veste. Antonio Boellis, ritornando sul Catanzaro, non sul Vigor Catanzaro, il Parma ieri, a differenza del passato, è entrato in campo e, come ha detto il nostro ospite, ha capito cosa doveva fare. Ma diciamo che i primi 15-20 minuti non è che siano stati proprio una partita tranquilla, ecco, anzi sembrava che il Catanzaro l'avesse studiata bene, che soprattutto sulla tre quarti del Parma, dove la coppia Estevez e Bernabé facevano molta fatica a leggere le varie situazioni, quindi sembrava una partita abbastanza complicata come se lo aspettava anche lui, che come aveva detto alla vigilia. Poi il primo episodio ha
ha cambiato letteralmente la partita, ha aperto le autostrade, che il Parma su questo. Quindi credo che in tutte le partite disputate fino ad oggi il Parma non abbia mai avuto il possesso palla, a differenza, no, dello scorso anno. È una delle cose su cui magari discuteremo anche dopo. Sì. Questo per dire che è una squadra molto votata alle ripartenze e quest'anno le fa molto bene. Mi sembra che nel primo tempo, cioè, ogni volta che è sceso sotto, che è arrivata in porta, abbia fatto gol. Forse c'è un paio di errori di Mann, e poi tutte le altre azioni sono finite in rete. Quindi molto cinica, Max Ravanetti e Max Germi. Voi cosa aggiungete a questo? Allora, io la prima cosa che ho pensato è che comunque a me il Catanzaro, cioè, perché ha ragione Ciccio quando diceva uno che guarda solo il risultato. Se ha mostrato, a parte un po' di ingenuità, no? Di una squadra neopromossa, però a me Vivarini, cioè, come imposta la squadra, piace. Nel primo tempo, cioè, è vero che il Parma, come diceva Ciccio, chiudeva le linee di passaggio, ma il Catanzaro ha sempre provato la giocata e ha anche creato, soprattutto da destra, venivano giù, ha fatto un sacco di cross. È una squadra propositiva, cioè, secondo me, poi dietro, secondo me, insomma, un po' ballerina. Il Parma invece a me è piaciuto molto, perché ha messo un po' a frutto, secondo me, il lavoro di un anno di Pecchia. E quindi, e poi devo dirlo, mi dispiace dirlo, grandissimo giocatore, ma non avere più, non dico la palla al piede, ma comunque avere un Vasquez che comunque lo deve incastrare, perché è un fuoriclasse, niente da dire. Però secondo me la squadra tocca piano, Max Ravanetti, così. La tocca piano Max Ravanetti, no, ma nel senso che, per carità, io adoravo come giocatore Vasquez, però è effettivamente un giocatore che secondo me nei piani di Pecchia, cioè, era un po' un problemino, era un problema perché doveva un po' snaturare anche quelle che sono le sue convinzioni tattiche. A me, guarda, Pecchia, Max, ti aggiungo che questa considerazione che tu stai facendo e che condivideremo insieme nei prossimi minuti anche con l'opinione di Ciccio Corapi, l'ha in parte toccata anche Gedeone Carmignani nella storica rubrica che tiene lunedì per Sport Parma, se la possiamo rivedere, eccola qui. L'anno scorso il gioco correva sempre verso Vasquez, oggi ci sono più alternative. C'è un modo diverso di interpretare le gare, anche, aggiungo io, di occupare gli spazi. Ecco. Ma perché secondo me un po' anche sentendo poi le conferenze stampa di Pecchia, anche negli anni passati, perché purtroppo bisogna poi andare al campo e vedere anche allenamento, però secondo me un po' la filosofia di Pecchia con Vasquez veniva un po' snaturata e lui faceva un po' fatica su questo, anche perché se hai un Vasquez in squadra non puoi prescindere, cioè lo devi coinvolgere, però era un grosso problema. Ma Max Germi, cosa ne pensi? Ma di Vasquez o della partita? Partendo dalla partita, poi torniamo su Vasquez con il secondo giro di opinioni, che ripartiamo da Ciccio Corapi. La partita, io vado un attimino controcorrente, per me il risultato è più che giusto, nella misura in cui Catanzaro ha, secondo me, giocato con una presunzione estrema, perché è partito bene con quelle aperture, mentre molte squadre fanno il giro palla, loro lanciano da una parte all'altra e quando escono palla a terra dalla difesa, se saltano la prima riga attaccano bene. Il Parma ha faticato all'inizio, ha rischiato un'occasione, poi si è chiusa difendendo centralmente, lasciava sempre l'esterno, e quando Catanzaro perdeva palla il Parma segnava. Io credo che questo sia il modo di giocare, per me il risultato complessivamente è giusto. Poi Catanzaro ha giocato bene, sì, bene. Okay. Dai, dilla tu anche. No, ma io posso dire una cosa, però supporto, sì, di quello che ha detto Max, che condivido pienamente. Io non è che ho detto che il risultato è bugiardo. No, no, ma il risultato è giusto, però a me il Catanzaro non mi è dispiaciuto, cioè, per avvalorare anche un pochino la vittoria del Parma, cioè non era una squadra materasso, quello volevo dire. No, anzi, si presentava classifica. E con tutto quello che ha detto Max condivido pienamente, ma anche il mio idolo Antonio, che prima l'ho un po' messo in secondo piano, sai. Beh, no, abbiamo no, però Max ha detto una cosa che condivido pienamente, cioè, nel senso che il risultato ci stava. Mi ha colpito che comunque il Catanzaro da centrocampo in avanti ha sempre provato comunque a fare la giocata, ci ha sempre provato.
Allora, il Catanzaro è una squadra che l'anno scorso ha fatto più di 100 gol, ha fatto 96 punti, gioca a memoria e secondo me ha pensato ieri di poter giocare contro il Parma come giocava contro, non lo so, la Jelbison o il Picerno. Bravo. Lasciamo un attimo il Catanzaro, perché la tematica relativa all'assenza di Vasquez in questo Parma fa discutere e fa parlare. Vorrei sapere cosa ne pensa un centrocampista di qualità come era Ciccio di questo Parma che senza Vasquez, Ciccio, gioca in un modo ovviamente diverso, ma si può dire che la sua assenza, la sua partenza abbia effettivamente giovato alla squadra crociata. Qui intanto ti rivediamo in azione, un gol probabilmente con la maglia del Parma. Credo che sia un rigore contro il Modena. Boh. Sì, contro il Modena. Contro il Modena. Sì, sì, sì. Rigore contro il Modena. Ciccio. Allora, io penso che innanzitutto è anche una questione mentale. Nel senso, mi spiego meglio. Se tu hai un giocatore come Vasquez, che è un fuoriclasse, ci può essere una, diciamo, una sorta di abbassamento dell'attenzione. Nel senso, il compagno di squadra può pensare do la palla a Vasquez se la vede Vasquez, e quindi questo gioco, che quest'anno è un gioco corale, un gioco diverso, lo scorso anno non c'era, perché si andava a cercare sempre Vasquez, però se Vasquez poteva anche essere in giornata no, e quindi il Parma andava in difficoltà, e anche dal punto di vista del non possesso Vasquez secondo me ti dava tanto in fase di possesso, però in fase di non possesso diciamo che non andava a recuperare la palla, non faceva quel sacrificio in più. Penso che questa cosa quest'anno sia cambiata, perché sanno che devono contare su tutti, e quindi è un gioco molto più corale che gli permette di arrivare più facilmente in porta. Invece lo scorso anno, quando guardavo le partite, molte volte era Vasquez che provava a imbucare, Vasquez che provava a fare la giocata. Se Vasquez era in giornata no, il Parma andava in difficoltà. Effettivamente questa è la spiegazione più logica, e da uno che ha vissuto gli spogliatoi come Ciccio la prendiamo, no Antonio, più che buona. Ti lascio la parola per considerazioni da grande allenatore. Io ho detto che stava studiando l'allenatore Ciccio Corpi, non mi stupirei un domani di rivederlo anche su qualche panchina nei nostri campionati. Adesso è partito dalla sua città, fa anche responsabile del settore giovanile, l'abbiamo detto, però l'ambizione è quella di allenare. Antonio, riparto da te, perché con Ciccio abbiamo ancora qualche minuto, qualche scampolo di minuto di collegamento, quello dobbiamo salutare. Quindi una considerazione per Antonio e per i due Max con Ciccio Corapi. Ma più che una considerazione, magari anche una domanda, no? Se appunto, visto che lo stiamo spingendo a fare l'allenatore, magari l'allenatore può salire quel gradino che gli è mancato da giocatore, no? Magari arrivare in Serie A. Allora la domanda è: c'è veramente questa differenza tecnica? A me, aggiungo, su certi giocatori non sembra ci sia grande differenza tra Serie C, e Serie B e Serie A. Tu la vedi, la sentivi da giocatore o no? O sono dei pregiudizi che a volte... Io penso che le categorie esistano per un motivo, quindi se un giocatore milita sempre in Serie C e un altro milita in A, significa che ha sicuramente qualcosa in più. Ci è sparito. La domanda l'ha messo in crisi, in crisi il collegamento di Ciccio, che magari se ci sente, noi non lo vediamo, lo invitiamo a ricollegarsi per riprendere il filo del discorso. Max Germi, ero in debito con te in attesa che rientri Ciccio Corapi su questo cosa discorso. No, non ti devo niente, però sei tu che mi devi. Ero in debito con te di ridarti la parola sul tema di Vasquez. Sul tema di Vasquez io credo giochino preliminarmente due o tre fattori. Uno, la crescita tecnica e fisica di due o tre giocatori del Parma, mi riferisco a Somme Bonny, che
non sembrano neanche metà dei parenti rispetto all'anno scorso. Ho visto anche Manni ieri difendere a centrocampo centralmente e partire, perché tutte le azioni le ha fatte partendo dalla metà campo del Parma, cosa che l'anno scorso non si vedeva mai. Poi ci metterei che Vasquez l'anno scorso non giocava in una posizione adatta a lui. Cioè, mentre quest'anno il Parma ha segnato già, credo, 4-5 gol con l'uomo che va sul fondo e mette palla dentro, e questo gioco lo può fare Bonino, può fare Somme, lo può fare Mario. Vasquez faceva quello che poteva, ma non aveva certo nello scatto e nell'uno contro uno la qualità migliore. Ce la spieghiamo anche con la crescita dei compagni di squadra. E non solo Vasco. Siano anche valutazioni che abbia fatto la società nel momento in cui ha deciso di non rinnovare il contratto a Vasquez. Perché per finire a Cremona Vasquez poteva anche restare a Parma. Poteva anche restare a Parma, credo che ci sarebbe anche rimasto volentieri, lo aveva anche fatto intendere. Abbiamo ritrovato Ciccio Corapi. Non vedo l'immagine io al momento. No, io lo vedo. Allora, voi lo vedete. Eccolo, ora lo vedo anch'io. Ciccio, stavi dicendo, poi è saltata la linea. No, stavo... Ti sentiamo. No, ora no, perché hai messo gli auricolari. Con gli auricolari non ti sentiamo. Ti sentiamo. Mi sentite? Vai. Sì. No. Sì, stavo dicendo, in sostanza le categorie esistono per un motivo, soprattutto dal punto di vista tecnico. Secondo me cambia il modo di giocare, perché in Serie C magari c'è una pressione più asfissiante, in Serie B magari ti lasciano, in Serie A ti lasciano giocare un po' di più, però poi devi avere la capacità tecnica di fare il passaggio vincente, di saper imbucare, quindi questa secondo me è la differenza sostanziale. Max, io invece voglio dire una cosa, intanto hai un aneddoto. Sì, intanto ringraziando Ciccio per le sue parole, le sue considerazioni, che sono sempre di spessore. Ovviamente Ciccio per me era un giocatore che avrebbe dovuto tirare un po' più a casa rispetto, però era un giocatore intelligente. Poi io ho un ricordo di lui a Parma bellissimo, era inserito proprio nella città, nel tessuto, e era sempre disponibile, una persona d'oro. Però Ciccio, nella tua esperienza a Parma, per riprendere l'aneddoto, qual è la squadra che ti ha messo più in difficoltà? 82 partite, 13 gol, vediamo se però è compresa nelle partite ufficiali questa risposta. No, questa no, perché era la prima partita e la squadra di Max ci ha messo veramente in difficoltà. La prima uscita stagionale del nuovo Parma, ed è quella che ricordo con più piacere, è stato il mio primo gol, e però ci hanno messo veramente in difficoltà, perché... Marcatura vuota. L'aneddoto era per ridere, ovviamente era un Parma nuovo, nuovissimo, tutti i giocatori che appena arrivati. Io lui lo conoscevo già come giocatore, no? E infatti ero molto contento che lui venisse a Parma, e ero anche molto emozionato. Arrivava da squadra importante, esatto. Quindi ero anche molto emozionato. E non vi nego che quando si perse 1-0, fece gol Ciccio Corapi, e mi sa che te lo dissi anche a fine partita, ero anche contento perché insomma era di buon auspicio. No? E quindi, no, poi negli anni, cioè l'apporto di Ciccio a una società che comunque veniva da una vicissitudine incredibile, lui era entrato proprio in sintonia sia tecnicamente che tatticamente, ma anche umanamente, quindi ho un ricordo meraviglioso di Ciccio. Max Germi, tu hai un ricordo che ti lega a Ciccio Corapi, una partita che il nostro centrocampista non ti ha fatto mai dimenticare? Lui ha deciso lo scontro diretto sul campo dell'Alto Vicentino, e quindi il campionato il Parma l'ha vinto lì, quando ha vinto 2-1 contro la squadra di Odogwu, visto che adesso è gettonato Odogwu. E loro di lauge. Lui ha segnato sempre gol decisivi, non ha mai segnato gol superfluo e inutili, ha sempre dato tutto quello che poteva dare alla squadra. E poi prendeva sempre per mano la squadra, secondo me. A me piaceva. È stato un giocatore che sicuramente ha veramente aiutato la squadra a salire, perché poi è vero che la squadra di Serie D ha dimostrato poi di essere la più forte per distacco, ma nelle prime partite
avuto difficoltà, è stata assemblata tardi, ha fatto fatica. Ad Arzignano hai vinto e probabilmente avevano segnato, poi c'è un mezzo rigore, c'erano tante cose. Con il Villafranca hai rimontato, hai fatto fatica. Beh, facciamo di dire se anche, anche in cuor suo quello è stato il gol che aveva deciso, che aveva dato la consapevolezza a tutto il gruppo e anche a Ciccio Corapi di poter fare un altro campionato col Parma l'anno successivo. Sì, fondamentalmente è stato quello, perché comunque noi avevamo già un discreto vantaggio, quindi ci poteva stare anche bene un pari. Vincendo lì ci siamo spianati la strada verso la vittoria. Poi avevamo avuto un inizio difficoltoso, come ha detto Massimiliano, poi in quel periodo, nel girone di ritorno, dopo la vittoria con l'Alto Vicentino, avevamo preso comunque consapevolezza e da lì è stata una marcia trionfale. Ciccio, ti lasciamo andare dicendoti che ti stanno salutando un po' tutti i tifosi da tutta Italia, arriva i saluti adesso dalla Toscana, prima ti salutavano da Caserta, ho visto anche un messaggio dall'Ecuador, se non sbaglio, insomma, sì. Ciccio Corapi in versione internazionale. C'era un messaggio: Corapi, il giocatore più forte con cui hai giocato assieme, non solo qui a Parma, vale anche a Catanzaro, a Trapani, nelle tue esperienze precedenti. Ma diciamo che il più forte sotto tutti i punti di vista penso sia stato Calaiò. E l'emozione di vincere il derby, invece, ci chiede Lorenzo su YouTube. Quella è stata, quando magari mi intervistano, mi chiedono qual è stata la vittoria più bella, io non dico magari il gol contro il Delta Rovigo, il rigore, oppure la vittoria del campionato lì a Firenze contro l'Alessandria, dico sempre la vittoria del derby d'andata, perché è stata un'emozione, secondo me, bellissima e indimenticabile per come è arrivata, perché avevamo un momento così di difficoltà, il cambio d'allenatore, eravamo lontani dalla vetta, poi un derby che non veniva giocato da tanti anni. Vedere quello spettacolo nella curva del Parma è stata, secondo me, una sensazione bellissima. Io ogni tanto sono onesto nel dire che vado su YouTube e riguardo quei momenti, perché anche noi sono stati veramente indimenticabili. Però è bello che lo faccia un giocatore che adesso vive la sua vita a Catanzaro e si emoziona ancora con il derby dell'Enza. Ci scrivono che cosa fa oggi Ciccio Corapi, allora io l'ho riassunto, ma glielo facciamo dire in due parole. Ciccio Corapi è nel Vigor Catanzaro in qualità di allenatore e responsabile del settore giovanile. Il settore giovanile è una scuola calcio dove sono riuscito, grazie ai buoni rapporti che ho mantenuto con il Parma, a fare un'affiliazione anche con Parma Academy, quindi diciamo che sono partito dal basso, alleno i giovani, sperando di arrivare in alto. Te lo auguriamo, Ciccio, te lo meriti, bello anche il feeling, il link che hai mantenuto con Parma, e allora ti aspettiamo al ritorno a questo punto. Oh, se vieni a Parma, chiamami, eh. Sì, al ritorno con il programma che ci hanno dato noi, diciamo che ci siamo prenotati il viaggio per Parma Catanzaro. Come scuola calcio. Beh, lì mi chiami, andiamo a fare una mangiata. Stiamo 2 giorni, la vedo dura, ah. Max. Però dai, un aperitivo, 2 giorni, Max. Un aperitivo, va bene. Sì. Se no vengo giù io poi. Sicuro. Puoi quando vuoi. Non ti si sente più, Lorenzo. Non ti sentiamo, Lorenzo. Che peccato. Si è emozionato anche lui. Si è emozionato. Ogni tanto scatta la censura. L'autocensura, Antonio. Esatto, l'autocensura. Ho problemi col microfono, ma ora l'abbiamo risolto il collegamento. Si è emozionato anche il collegamento dopo che Ciccio ti ha raccontato che si emozionava lui sul derby, sui ricordi del derby. Ciccio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ti aspettiamo di tornare a Parma allora.
chiama anche me, okay, che mi sto al tavolo con Max Travanetti e te. Vabbè, tanto paga Max, quindi non ci pago io. Ah, guarda, per te molto volentieri, molto volentieri. Sarei anche onorato. Vedi, esatto. Macchinetti vi aspetta il petitò. Andiamo da Maurizio al petitò. Sì, sì, pago io, tranquillo. Grazie Ciccio, un abbraccio. Grazie, presto. Arrivederci. Ciao Ciccio. Ciao. Ciao. E alla Vigor Catanzaro. Signori spettatori, mi scuserete se si è scollegato il mio microfono, ora credo sia tutto a posto. Antonio Boelli, se riprendiamo il filo del discorso, abbiamo commentato la vittoria del Parma Catanzaro, commentiamo anche un pochettino questo avvio di stagione sulla vittoria di Catanzaro. Intanto, vabbè, va da sé che c'è da sottolineare come Benedica, che sia diventato un attaccante con un killer instinct fantastico, anche un rigorista, e il Parma ha ritrovato anche Mann, che in queste condizioni forse non l'abbiamo mai visto. Ma direi che sì, al di là dei singoli, sicuramente ci sono alcuni giocatori il cui rendimento è decisamente migliore, ma è nel complesso che vediamo un'altra squadra. Questo non per dare ragione, perché poi si fa sempre fatica a dare ragione a quelli che lo dicevano prima e tanto tempo prima, però quante volte era stato detto, si consigliava a Kraus di non fare ogni anno una rivoluzione, di provare a costruire un progetto che fosse duraturo, no? Cioè, quindi creare una base e tenerla quella base e lavorare, migliorarla, ed è quello che si sta facendo dopo due anni un po' tribolati e con una serie di difficoltà. Si è presa una strada, c'è un allenatore che ovviamente a cui vanno riconosciuti tutti i meriti, perché ha portato alcuni giocatori ad un rendimento indubbiamente impensabile fino a sei mesi fa, e i numeri che contornano queste prime cinque giornate, insomma, confermano un po' tutto, no? I 13 punti che non aveva mai ottenuto il Parma nella sua storia in Serie B, l'imbattibilità che dura... che dura dal precampionato, di fatto, perché Parma tra amichevoli, Coppa Italia e campionato non ha mai perso una partita. Ha subito un solo gol, ne ha segnati 11, quindi miglior attacco e miglior difesa, cioè non è lì per caso, ecco, non è l'exploit di una squadra che si trova lì per un po' di un misto di fortuna e bravura. No, qui sembra che, insomma, ripeto, tutto quello che è stato costruito fino ad oggi è stato costruito su basi solide. Il discorso di Vasquez che facevate prima è sicuramente un'ottima chiave di lettura, perché cambiando gioco, ora è vero che non abbiamo la controprova, è vero che Vasquez lo scorso anno faceva la punta di fatto e non il trequartista, però l'idea dello scorso anno era di costruire una squadra attorno a Vasquez. Ecco, a me Vasquez non è mai sembrato uno di quei giocatori su cui costruire una squadra, pur essendo uno di quei giocatori che ovviamente danno del tuo al pallone, uno che paghi il biglietto per andare a vedere una partita di calcio, no? Su questo credo che sia fuori discussione, però ci sono pro e contro, ecco. E poi, ripeto, per rimanere nei numeri basta fare un confronto con l'anno precedente per capire che... Viene in ausilio la grafica, con l'anno precedente c'è proprio una differenza clamorosa, no? Max e Max, la guardiamo anche con voi questa grafica, erano soltanto 6 punti nelle prime 5 partite della gestione Pecchia della stagione 22-23, con 8 gol fatti e altrettanti subiti, e una classifica che già iniziava a preoccupare per la lontananza dalle posizioni playoff. Quest'anno invece il Parma e soprattutto, e anche i numeri lo confermano, con 11 reti, comunque una squadra che segna con continuità, e un solo gol subito, su rigore peraltro, un rigore anche abbastanza generoso, quello di Pisa, se vogliamo entrare nel merito. Avete qualche altra considerazione da aggiungere? Io ce l'ho una da fare, secondo me. E allora avanza. Se vi ricordo, ma non è per dire, perché ha ragione Antonio, io condivido quello che dice, dire io l'avevo detto, sono robe che lasciano un po' il tempo che trovano, a volte bisogna... Il condizionale è sempre d'obbligo, però io lo dissi l'anno scorso, una volta dissi che sul portiere avrei investito i soldi in un altro modo, nel senso che il portiere ha un ruolo delicato, cioè questa alternanza che c'era l'anno scorso secondo me non dava neanche solidità. Poi Cizola potrà sbagliare, il Parma sicuramente arriveranno dei periodi anche complicati, perché nell'arco di un campionato lo devi mettere in conto, però
Quello che a me piace molto di questo Parma oggi è probabilmente, come avete detto, come ha detto Antonio, alcuni giocatori hanno iniziato a rendere un pochino di più. Secondo me sono anche maturati, ma lo stesso Benedice, che non ha mai fatto malissimo, però insomma a Parma si dice, al mio parere, è un po' spavrino, cioè sono giocatori... Ma per i non parmigiani... No? Esatto, spaurito, era un po' in... cioè sono giocatori anche giovani... Anche secondo tutta Italia e anche da una piazza che comunque aveva fretta, no? Cioè una piazza che comunque aveva fretta. Ecco, secondo me oggi sono un po' unite tutte quelle componenti che diceva prima Antonio... Giocatori hanno iniziato a crescere di più. A me però dà anche molto l'idea di essere molto più squadra, molto più unita, ma si vede anche nell'esultanza dei gol, no? Certo. E comunque anche in campo, anche più matura, quindi. E secondo me sono cose sulle quali Specchia ha lavorato tutto lo scorso anno, abbiamo iniziato a raccogliere i frutti verso fine campionato e quest'anno secondo me sono... I numeri che avete fatto vedere sono... e che abbiamo citato, cioè miglior difesa e miglior attacco, sono numeri da una pretendente alla vittoria del campionato. I numeri ci sono. Vi aggiungo un altro dettaglio, no? Perché prima vi ho citato Dennis Mann, Max Germi, vengo da te, e ti segnalo che il giocatore rumeno con la maglia numero 98 ha già preso parte a 4 reti del Parma in questa stagione, 3 le ha firmate lui e su una ci ha messo l'assist. È lo stesso rendimento della regular season di Serie B della passata stagione, nelle ultime 17 partite di Serie B, di regular season di Serie B, cioè nelle ultime 17 del campionato dello scorso anno Mann aveva fatto 3 gol e un assist. Quindi la partecipazione anche al gioco di squadra di un giocatore molto, molto individualista, possiamo dire, si vede che è migliorato. Sì, ma io ascoltando ieri l'intervista mi ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' così, che mi ha colpito, cioè voglio stare dentro la squadra. E detto da un giocatore che insomma ha sempre avuto tanti mal di pancia, beh, qualcosa deve essere veramente cambiato. Poi che cosa lo sanno, io, poi vincere aiuta a vincere. Anche se io preferisco aspettare le prossime 5 partite, perché sono inverno. Scontri diretti contro Cremonese, Venezia, le ultime 3, e le prime 2 sono Sampdoria e Bari, che comunque non sono squadre semplici. Ecco, io alla decima, dopo dico, però è fuori discussione che sì, mi aspetto che questa squadra fino alla fine, con 3 di quelle che ho detto, più la il Palermo, se la giochi. Sì. Sampdoria, che peraltro giocherà questa sera. Sampdoria no, proprio zero. Contro Cittadella, e sarà poi l'avversario di domenica al Tardini, e poi appunto il Bari nella seconda gara consecutiva nello stadio di casa, Cremonese e Venezia, le prossime sfidanti del Parma. Antonio, abbiamo esaltato Mann, le sue giocate anche a Catanzaro hanno spaccato la partita, il primo tempo ne avrebbe potuti fare anche 2 o 3 di gol, no? Sì, sì, altri 2 se li ha mangiati, sì, 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 sì. Dopo la gol strabilianti, poi davanti al portiere si è un po' perso, ma è un Superman, è un super uomo. Bella battuta. Bella questa. Ma non è la battuta, quest'anno anche la novità, abbiamo i meme del nostro Carletto, eccoli qui, vai Carletto. Superman si è messo il mantello e ieri al Nicola Ceravolo, il giocatore rumeno, ha volato letteralmente. Antonio. Mi sembra che avesse cambiato atteggiamento e che fosse dentro la squadra, come ha detto lui e come ripeteva Max Germi, già da metà dello scorso campionato. Io credo che uno dei suoi problemi fino ad oggi sia stato anche il suo procuratore, che di fatto ha sempre distolto l'attenzione da quelle che invece erano le problematiche, no? Era un giocatore che andava costruito, non era un giocatore finito, e ovviamente il prezzo per cui è stato pagato ha ingannato un po' tutti, no? Perché quando paghi un giocatore 15 milioni
soprattutto in Serie B ti aspetti che faccia la differenza, che sia il miglior giocatore del campionato, se non il migliore, uno dei primi 3, 4, 5 giocatori del campionato, cosa che invece non è mai stata. Mi sembra che libero da pensieri, libero da questa idea di dover andare da qualche altra parte, di dover dimostrare di essere un giocatore da Serie A o da Champions League, come spesso ha ripetuto il suo procuratore, abbia contribuito anche, oltre ovviamente al lavoro di Pecchia e alla sua poi capacità di entrare dentro questo progetto tattico, abbia contribuito a rendere il giocatore migliore di quello che abbiamo. Ha ancora dei margini di miglioramento dal mio punto di vista, soprattutto a livello tattico, no? Cioè ancora lì qualche lacuna la dimostra, però se davanti è così letale e così partecipe anche nelle azioni, nei gol che segna il Parma, allora va bene anche così, ecco. Stavo leggendo anche qualche commento, Antonio. Secondo me ha ragione. Vito diceva una cosa che condivido pienamente: quando hai seguono delle personalità in squadra, l'allenatore, cioè, deve far quadrare un po' troppe componenti. Secondo me quest'anno ha ragione Vito, secondo me i giocatori si vede che seguono in maniera determinata quelle che sono, e secondo me si butterebbero davvero nel fuoco, cioè l'impressione che danno è questa. Poi ripeto, bisogna sempre vedere gli allenamenti anche tu, però io l'ho sempre adorato, cioè, mi piace l'approccio, mi piace come cerca di far giocare la squadra. Qualcuno dice non cambia mai modulo, quelle robe lì. Secondo me ha un'idea, la porta avanti e cerca di coinvolgere il gruppo. Guarda che è vero che il Parma quest'anno, secondo me, anche a livello di cambi siamo messi bene, ok? Siamo messi molto bene, però lui cerca di coinvolgere tutti e lo faceva già anche l'anno scorso. Ha provato già a farlo l'anno scorso, lui cerca sempre di coinvolgere tutti. Quest'anno non è come l'anno scorso, che a volte l'anno scorso si doveva girare e dire in dialetto, gli dico adesso chi metti a su. Beh, però... infatti, quando si diceva, Max, di perdere tempo con i cambi di allenatori, eccetera, era quello, cioè ricordiamoci, quanta gente fu applicata nel ruolo di esterno sinistro alto, no? Cioè furono fatti 1000 esperimenti per prima di trovare una quadratura, prima di trovare il Benedijak che risolvesse un po' di situazioni. Quindi di tempo se ne perde. La Sampdoria, che Max, l'altro Max, non è convinto che sia attrezzata per andare su, paga questo sicuramente. Cioè, anche lo Spezia stesso, altra squadra retrocessa. Adesso non voglio farmi i fatti in casa degli altri, ma sono quelle problematiche, no? Che le squadre che scendono dalla Serie A devono abituarsi un pochettino. Ma soprattutto quando cambi tanto, quando cambi metodo di lavoro, quando cambi allenatore, quando cambi tanto non è immediato. Guarda, il nostro amico su Facebook, Nick Hernan, ci dice: il segreto di Pecchia è che non reputa nessuno titolare. E quindi anche i giocatori si sentono coinvolti. Non sanno mai al venerdì se quelle pettorine che lui dà corrispondono effettivamente alla titolarità della domenica o del sabato, oppure no. Man sarà un gran giocatore, quando si scrollerà di dosso l'egoismo giocherà ancora di più per la squadra. Ci scrive il nostro Maurizio Marchinetti, che poi sarà ospite, perché anche Maurizio, come i due Max, fa parte della squadra opinionisti del Parma Talk. C'è un altro messaggio di Vito, leggiamo anche questo: se ci pensate bene, è il segreto del grande Carletto Ancelotti. Poi c'è l'aspetto tecnico e tattico, che è sempre evidente, quindi anche Vito la pensa come lo spettatore precedente, che ci diceva sottolineava come Pecchia non reputasse nessuno un titolare inamovibile. Comunque, Parma, grande abbondanza anche in panchina. A Catanzaro non sono entrati Mihaila, Begic, è entrato per uno scampo il finale Ciola, che ha fatto anche gol. Insomma, c'è tanta... Luca dice una cosa vera, che condivido, e Pecchia l'ha detto a chiusura di mercato, sì, che voleva un centrocampista. Ha ragione, questo gli viene un'influenza o comunque ha già preso due ammonizioni, mi sembra. Due, non è una novità. No, lui non è un... ma un po' ruolo, un po' il suo modo di giocare, il ruolo poi lo porta, però, cioè, lì la coperta è corta, però... C'è Somm che ha adattato. Sì, esatto, secondo me Pecchia qualcosa ci sta già lavorando. Ma c'è anche Ainoa,
Io sì, non l'ho visto col Sassuolo nella posizione di Estevez, mi sembra anche lui un altro giocatore rispetto a un anno fa, visto quella sera. Ha avuto il suo anno di ambientamento e le doti tecniche, Tuan, non mancano di certo, però diciamo questo, funziona tutto perché arrivano i risultati e uno si accetta anche di buon grado anche la panchina, però bisogna poi essere bravi anche quando ci saranno i primi mesi freddi a saper gestire questo gruppo. Voi avete dei dubbi? No, perché l'ha detto Becchia comunque in conferenza stampa sabato e domenica, ha detto lo so che, cioè, che qualcuno starà giù, gli rode, cioè, però il suo ruolo è anche questo, e secondo me, ripeto quello che ho detto prima, al costo di diventare monotono, secondo me lui è anche molto bravo in questo, coinvolgere tutti. Adesso Max a Germi ha citato Aino, e sono d'accordo con lui, cioè noi abbiamo già visto, e secondo me lui sta tenendo compatto il gruppo proprio su questi temi. Lorenzo pensa adesso Antonio, anche perché poi lo dico, lo sto chiedendo proprio ad Antonio, prova a fare un ragionamento con quello che io chiamo il calciatore croato pugliese, cioè Čolak, per chi capisce Čolak, cioè lo tieni fuori o lo fai giocare? Perché con un gol come quello delle ultime settimane, lui anche ieri, prima di segnare, un'altra occasione era libero sul lato destro dell'area, si fa trovare sempre. Cosa fai? Antonio Boeris, allora rispondi tu a questo interrogativo di Massimiliano Germi. Ma numero 9 effettivamente adesso, no? Che è Antonio Čolak. Però se Bonny che interpreta quel ruolo in maniera meravigliosa tra. Ma io penso che si giocheranno sempre il posto tutti e due, anche in base al tipo di gioco, cioè la partita di ieri che era impostata sulle ripartenze, sulla velocità, chiaramente Bonny faceva proprio a quel caso, no? È un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Quando probabilmente c'è da fare un altro tipo di partita, probabilmente giocherà Čolak. Poi è chiaro, sono situazioni da gestire, perché c'è uno spogliatoio ovviamente anche fatto di giocatori importanti con un passato, che tenere in panchina per un po' di tempo può creare qualche problema, però ripeto, finché le cose vanno come stanno andando, penso che sia difficile al momento che nascano problemi interni, ecco, di questo tipo. Prossimo obiettivo sarà, penso, a questo punto recuperare l'altro rumeno, che ha fatto anche gol con la nazionale, Massimiliano Germi. Comunque fammi aggiungere, siccome c'è stato un nostro spettatore che dava la notizia delle sonore di Ballardini, la notizia è confermata, al suo posto va a Stroppa, e quindi la notizia è ufficiale, anche attraverso i canali della Cremonese. Un allenatore che sicuramente farà giocare più a calcio, non me ne voglio e devo dire con tutta onestà che in una telefonata un po' antecedente a questo programma Germi lo aveva previsto. Germi lo sapeva. Lo aveva previsto. No, il pendolino di Max lo aveva previsto. Il amico di Stroppa, dittelo. Stroppa non so se si è adatto alla Cremonese. Come no? Sì, lo danno per i giocatori della Cremonese. Cioè, ce ne sono tre fondamentalmente che non corrono, che sono Bertolacci, Coda e Vasquez, bravissimi tutti e tre, ma le squadre di Stroppa corrono. No, va a Stroppa e ti dico che ha firmato anche un biennale, quindi è un progetto che non si ferma così a questa stagione, ma evidentemente ha una visione un po' più lunga. Anche a Ballardini credo avessero fatto un biennale. Quindi... Ballardini avevano rinnovato... Avevano l'anno scorso quando erano in Serie A. Comunque, non guardiamo i problemi che sono in casa degli altri, anche perché sembra un po' di rivivere, no? Se mettiamo il naso nelle cose della Cremonese, dello Spezia, della Sampdoria, un po' le rivali più attese, sembra un po' di rivivere i problemi del Parma dei due anni precedenti, così come il Venezia stesso lo scorso anno ha dimostrato di avere per lunghi tratti della stagione. Ora, noi ci godiamo il magnifico momento di forma dei ragazzi di Mister Pecchia. Dicevo, Massimiliano Germi,
obiettivo è recuperare Miaida magari, no? Per la partita con la Sampdoria, poi ci sarà anche quella ravvicinata col Bari. Insomma, è il giocatore che ancora non si è ritrovato in questa nuova stagione, no? Mentre di tutti stiamo esaltando i miglioramenti anche dello stesso Aino, di Koulibaly, che è inamovibile a destra, dobbiamo fare qualcosa per Zagaritis, per dirti, nel piccolo. Anche Zagaritis, che tolto il fallo ieri su Scitum, che era evitabilissimo, però ha fatto un ottimo partita anche Zagaritis, ha dimostrato di essere un titolare. Insomma, tutti questi nomi stanno contribuendo al fatto che il Parma cinquina, ma non cinquina inteso l'ambiente come suggerirebbe Greta Thunberg, ma fa la cinquina. Abbiamo tirato fuori un po' di nomi, manca quello di Miaida, Max. Germa. E poi Max Ravanelli. Certo che, cioè, vabbè, chiedere a me di Miaida, vabbè. Ho fatto questo preambolo apposta. Però ho anche un rapporto odietà. Te la sintetizzo. Io credo che quando un giocatore passa dall'Atalanta, in cui bene o male tutti gli attaccanti figurano bene, sei tornato qui. Dopodiché l'anno scorso era partito bene, poi ha avuto 28 infortuni, magari anche per lui è una questione di tempo. Cioè, visto quello che è successo con tanti giocatori, non mi sento di dire anche lui o lui finirà male, eccetera. Dico che probabilmente è ancora un po' indietro rispetto agli altri. Ha avuto indietro... anche nel pre-season, di... cioè, Europeo con la Romania. Comunque a me sembra che nella gerarchia sia a pari o forse leggermente avanti a Begic. Che è una delle notte, da tutti davanti, eh? È una delle notte più piacevoli di questa fine estate. No, ma io intendevo come opzione di scelta, quella di Miami. Certo, no, diciamo che Begic ha recuperato il terreno che mancava probabilmente nelle gerarchie e ci ha stupito soprattutto nelle prime due uscite, oltre che in amichevole. Max Germi, se vuoi aggiungere qualcosa su Miaila, ma ci sarebbe anche Di Chiara, l'ultimo arrivato, che entra 10 minuti dalla fine circa e dopo 120 secondi confeziona un assist così in scioltezza per Čolak, che ha fatto anche un discreto nome. Sì, no, io su Miaila ti ripeto, spero, perché ci sarà bisogno di tanti, perché ci saranno tante partite chiuse. Abbiamo visto la partita con la Reggiana, in cui hai giocato contro una squadra che attuava un calcio modernissimo col 10-0-0. E hai fatto fatica. È un modulo nuovo. Eh? È un modulo tutto nuovo. Sì, ma cioè, alla fine hai fatto fatica. Ce ne saranno altre. E allora magari un giocatore come Miaida, un giocatore, non so, come Čolak, un giocatore che possono avere la giocata, potrebbero essere decisivi. Max Ravanetti? Lui di opportunità ne ha avute, le opportunità io credo, mi accodo a quello che ha detto Max. Aggiungo che se è vero quello che ha detto sulla Reggiana, il capolavoro tra virgolette tattico di Nesta, ieri Vivarini ha fatto esattamente il contrario. Sono d'accordo con lui, l'analisi è perfetta. Su Miaila, io credo che c'è stato un commento, Filippo Schianchi mi sembra, io sono d'accordo con lui, cioè, è verissimo. Lui secondo me un po' perché ha fretta, perché ha avuto degli infortuni, queste cose, e secondo me è quello che dicevamo l'anno scorso su Mann, no? Tecnicamente si vede che sei bravo, ma se non sei a disposizione della squadra e cerchi di giocare da solista, anche quelle di Mann l'anno scorso a volte, soprattutto all'inizio, era una prestazione al limite del tollerabile, però si vedeva che c'era qualcosa. Secondo me Miaila dovrebbe mettersi in quell'ottica, anche se poi la verità è quella che ha detto Max Germi. Cioè, questo è andato all'Atalanta, non giocava, e quindi cioè, il lavoro di ricostruzione del giocatore, secondo me, vediamo cosa riuscirà a fare Pecchio. Sono curioso di questo lavoro che può fare su Mann e su Miaila, perché ha ragione Max Germi, arriva un momento dove c'è bisogno anche di lui, sicuramente, in Rose c'è bisogno di lui. Tra l'altro, dopo quei sei mesi all'Atalanta, devo dire che il povero Miaila qui a Parma non si è più ritrovato e ha avuto un sacco di infortuni muscolari
che ne hanno limitato la scorsa stagione e l'inizio di questa. Però il ragionamento su Mihail, Antonio Boeli, sarà per far capire quanta abbondanza, quanta qualità abbia a disposizione Mister Pecchia, che non dormirà la notte per fare le scelte. Sì, ma questa qualità che stiamo decantando oggi c'era anche prima, cioè la formazione titolare di Catanzaro era composta da 11 giocatori che erano qui anche lo scorso anno, la formazione iniziale. Sì. Penso che sia basti questo per capire il livello di crescita di tutto il gruppo, chi di più, chi di meno, ma comunque nel complesso di tutto il gruppo e del lavoro fatto da Pecchia, che poi insomma, al di là dei risultati, ripeto, del campo, però il livello di crescita è evidente. Cioè, questo significa non è che abbiamo fatto a meno del mercato estivo, che il mercato estivo non si è servito a nulla, ha completato una rosa che era già voglio dire ben assortita un po' in tutti i reparti, anzi forse in alcuni settori era in sovrabbondanza. Quindi penso che questa considerazione dica o fotografi perfettamente il livello di crescita di tutta la squadra. In maniera molto banale, Antonio, mi permetto di aggiungere che tutti questi ragazzi giovani hanno avuto un anno in più per diventare grandi e adesso hanno qualche partita in più sulle spalle, anche un anno in più anagrafico. Qualcuno di loro è qui dalla Serie A, non dimentichiamocelo, cioè, ormai ce lo siamo dimenticati, ma c'è gente che è qui che ha fatto anche la Serie A col Parma, quindi... I frutti si stanno... C'è da dire che sono arrivati qua Acerbi adesso stamattina. Esatto. Io ricordo delle dichiarazioni dell'allora direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, che in Serie A disse: ci vorranno 3 anni con questa filosofia, con questa squadra, per raccogliere i frutti di questo mercato, per vedere i giocatori crescere. Effettivamente il buon Carli non aveva avuto torto in quell'occasione. Camarà starà ancora fuori molto, ecco, ci dimentichiamo anche di Drissa Camarà, che ha avuto questo strappo muscolare per il quale è stata necessaria un'operazione in estate. Credo, anche se i tempi non sono stati ufficialmente stimati, i tempi di recupero, credo che tra fine ottobre il giocatore possa, tra fine ottobre e inizio novembre, il giocatore possa anche essere di nuovo in gruppo. Gli ultimi minuti di questa prima puntata stagionale vanno dedicati necessariamente, anche perché abbiamo la presenza di due tifosi molto vicini alle cose della città, a un tema che nei giorni scorsi ha fatto infuocare il panorama calcistico parmigiano, ma anche italiano, perché parliamo della costruzione del nuovo stadio, del nuovo Tardini, un bene comune che in pochi in Italia, in poche società, possono al momento vantare. Il Parma sarebbe la sesta società con uno stadio di proprietà sul territorio nazionale. Antonio Boelis, progetto depositato, si è parlato un po' delle varie modifiche, anzi della proprietà di modifiche, perché qui si ricostruirebbe tutto. C'è un problema, non di poco conto, tanto che c'è il cantiere aperto, dove si va? Si sta lavorando per trovare una soluzione, come è stato detto e scritto più volte. Fidenza sembra la soluzione un po' più abbordabile per una serie di motivi, anche se poi attorno allo stadio Ballotta ci sarà da costruire uno stadio temporaneo, ma mi risulta insomma che la società si sia già mossa nel contattare, nell'avere preventivi da società che hanno costruito anche impianti ai mondiali in Qatar, insomma una struttura mobile da 10-15 mila posti, dove disputare ovviamente si spera solo 2 campionati, perché forse il grande dubbio è proprio sulla durata dei lavori. Ora, al di là di tutte le polemiche giuste o sbagliate che ruotano sempre attorno allo stadio e sul percorso che dovrà fare lo stadio, perché l'amministrazione comunale dovrà convocare la conferenza dei servizi, i 60 giorni canonici per dare l'ok definitivo, dalle dichiarazioni, dalle prime parole sembra che si vada in quella direzione, però insomma è un argomento dove il colpo di scena c'è sempre da aspettarselo.
e soprattutto quando poi devi passare dalle logiche della politica, dove c'è chi tira da una parte e chi tira dall'altra, e quindi insomma non è un capitolo chiuso come qualcuno invece sostiene, è stato presentato il progetto definitivo, è fatta, no? Il percorso, diciamo, finale è appena iniziato, e quindi vedremo come andrà a finire e quali saranno anche le reazioni di quelli contrari, che fino ad oggi hanno sempre provato a mettere il bastone tra le gambe. E, ripeto, entro un paio di mesi capiremo come si andrà avanti, con tutte le difficoltà, lavori, spostamenti, eccetera. Però l'idea della società, appunto, è quella di non spostarsi troppo da Parma, perché sono state prese in considerazione soluzioni, diciamo, più abbordabili, cioè stadi già fatti, completi. E a norma. Però, e anche a norma, o quasi a norma, insomma, dove ci sarebbe da fare interventi strutturali molto meno costosi rispetto a quello di dover allestire un'intera struttura a Fidenza. Allora, intanto noi stiamo parlando della società e Gaetano da Bari, nostro fedelissimo spettatore, ci ricorda che proprio oggi cade la ricorrenza dei 3 anni di presidenza di Kraus, nei quali sono arrivati esattamente 40 vittorie, 40 pareggi, 49 sconfitte. Grazie Gaetano che ci fai da statistico, questo è un ottimo spunto. Non però facciamo bilanci in questo momento, Max Germi, sull'operato di Kraus e sul Parma di Kraus, ma ragioniamo su quello che Kraus vuole costruire a Parma. Antonio Boelli ci segnalava come l'intenzione della società sia quella di rimanere vicini al territorio, magari in provincia. Voglio fare l'avvocato del diavolo, anche se qui l'avvocato sei tu, non so se sei anche diavolo. Può essere, non so. È possibile rimanere in provincia? Se hai il diavolo tra i suoi clienti, vuoi dire. Esatto. È possibile, Al Pacino. Signor Al Pacino, è possibile giocare magari la Serie A, comunque l'obiettivo la società lo sta dichiarando, i giocatori e l'allenatore lo ripetono anche nelle conferenze. L'obiettivo della Serie A nel 2024-2025 a Fidenza o a Collecchio, come scriveva prima Nicolò, credo che sia tramontata. Problemi di viabilità, di strutturali che non consentono di... Sarebbe la soluzione anche più comoda per Kraus, per certi sarebbe casi. La soluzione più comoda, possiamo svelare anche questo piccolo retroscena. Negli scorsi mesi si era parlato di una collaborazione e di un appoggio concreto da parte del CERVO Collecchio, la società che ha in gestione il campo comunale, per intendersi, per coloro che ci stanno seguendo da fuori in provincia, non il campo di allenamento del Parma, ma un campo comunale destinato ad una società, ad una polisportiva dilettantistica, dove è già presente una tribuna e più campi. Tuttavia sarebbe stato realizzato probabilmente per la squadra femminile e per la primavera. Max Zerni. Guarda, non lo so. Io faccio un ragionamento mio che va un po' al di fuori, cioè lo stadio in proprietà, al netto dei benefici immediati che ci possono essere per il fondo perduto del credito sportivo, per gli aiuti nei finanziamenti, eccetera, produce realmente a medio e lungo termine un miglioramento nei conti delle società? Perché se uno prende come riferimento, se non ricordo male, la Juventus ha lo stadio in proprietà dal 2012-10? Sì, i primi anni, credo. Allora, non mi sembra che i conti della Juventus siano proprio fantastici. Allora, io posso capire per 2000 motivi, per chi investe, però tutta questa necessità dello stadio in proprietà in Italia non lo so. Poi per me, io avevo fatto come battuta con Antonio, ho detto per me potrebbero anche giocare al campo scuola di Via Po. C'è già un'idea di tribuna, lo metti a posto, magari fai anche prima, non lo so, io non vedo questa utilità estrema, ma non conosco l'impatto che ha uno stadio di proprietà sui conti delle varie società, escludendo la Juventus, vorrei vedere l'Udinese, il Sassuolo credo che non sia lo stadio in proprietà che cambia
i conti a fine anno. L'Atalanta non lo so, vorrei vedere. Più che la necessità di questa tipologia di intervento, come lo valorizzi? Perché poi alla fine il rischio qual è? Se io offro uno spettacolo, sappiamo perfettamente che all'estero i costi dei biglietti per la partita sono molto maggiori rispetto all'Italia, cioè anche i settori come le curve, se vai al Camp Nou, se vai in altri campi spendi molto. Diciamo che il servizio dello stadio giustifica un valore del biglietto più alto. Però sono molto, molto più alti i prezzi, molto più alti. Allora io dico, anche qui arriveremo a quei prezzi? Perché questa è una tematica interessante, ti faccio rispondere da Max Ravanetti, ma ti aggiungo anche che lo stadio della Juventus, lo Juventus Stadium, fu ufficialmente inaugurato l'8 settembre del 2011 proprio contro il Parma. Prendendo una popola, credo 4-5-0. No, 2-0 mi pare. Sì, era quella, comunque prendemmo dei gol. Comunque le abbiamo prese. Era il Parma, credo, di Colomba. Se non erro. Max Ravanetti. Allora, tu sai che io a tutte le trasmissioni mi sono sempre sottratto dalle considerazioni sullo stadio perché è un tema delicatissimo, tanto che bisogna conoscere. Okay? E io non ho sicuramente poi gli strumenti per fare valutazioni di un certo tipo. Prendo come oro colato quelle che ha detto Max, che sono perplessità sui costi dei biglietti, il servizio che ti offre uno stadio, quanto uno stadio di proprietà possa beneficiare i conti di una società, questo io lo prendo in considerazione. Su tutto quello che riguarda poi l'aspetto logistico, visto che anche si aprono delle polemiche a volte, secondo me, che insomma non ci voglio neanche entrare. Mi preoccupo dell'aspetto logistico di quando lo ristruttureranno e di dove andiamo a giocare, perché per me una delle cose che fa la differenza è che categoria fai. Perché adesso è vero che devi fare uno stadio da 10.000 posti, magari a Fidenza, ma 10.000 posti in Serie A, cioè con tifoseria, quando arriva la Roma, la Lazio, robe del genere. No, Serie A è una follia, certo. Esatto, è una follia, c'è cioè una follia, e secondo me è una valutazione cui bisogna prenderla in considerazione. Credo che ci siano anche grossi problemi di natura di sicurezza strutturali, al di là ora che ci sia uno svincolo autostradale, la ferrovia dello Stato, la stazione per le ferrovie dello Stato, quindi sicuramente è il paese più attrezzato che abbiamo vicino e in provincia, questo non ci piove. Secondo me il Lago della Bilancia sarà sicuramente, cioè adesso mettiamo che noi abbiamo avuto degli anni dove avevamo 10.000 abbonati, fai uno stadio da 10.000 persone, se sei 10.000 abbonati dove li metti gli altri? Cioè, è un problema, secondo me, non è una roba da sottovalutare. Quindi sicuramente c'è un minimo consentito, ma bisogna, ma anche... Sì, però anche lì è una penalizzazione ulteriore, no? Poi dopo, cioè, non lo so, un ragionamento molto complesso sul quale io ho sempre toccata piano e non sono mai voluto mettere le mani perché rischierei di dire tutto il contrario di tutto, quindi è molto complicata come valutazione da fare. Sicuramente questo sarà un tema che ci impegnerà anche nei mesi a venire. Noi abbiamo appena ricominciato il nostro cammino, Parma Talk d'ora in avanti vi terrà compagnia tutti i lunedì e quindi del tema stadio ne parleremo, perché come abbiamo visto in questa breve chiacchierata i dubbi sono ancora tanti, no, Antonio Buelli? Quindi, sono tanti, a partire anche dai termini della concessione, no? Che insomma Kraus ha riproposto i suoi 90 anni, che è in linea con quanto previsto dalla legge Stadi, che prevede un limite massimo di 99 anni, mentre insomma le indicazioni del comune andavano su altre cifre, ecco, si parlava di 60-50 anni, quindi bisogna capire se questi 30-40 anni rappresentano un problema insormontabile oppure si può trovare un punto d'incontro. Sembra che siano un po' di dettagli e non di poco conto. Come anche il costo complessivo dell'operazione non è un dettaglio di poco conto, si parla di quasi 140 milioni di euro, sono cifre, sinceramente, per riallacciarmi anche il discorso di Max Germi, sono cifre che ad oggi è difficile pensare o vedere un piano di rientro di business da cifre di questo tipo, però
siamo qui per imparare. Sì, per amor del cielo, esattamente così. Cioè, visto che vanno di moda i business plan, no? Per presentare questi tipi di operazioni in cui normalmente si dice tutto il contrario di tutto, ma oddio, perché poi non è solo il costo di costruire, è anche il costo di gestione, cioè che ogni anno mette anche di avere dei servizi, qualunque cosa ci sia dentro, hanno un costo, solo la luce, non lo so, il personale. Ma... lo scopriremo nelle prossime puntate. Vorrei sapere, io prossime, so, molto vorrei sapere come abbiano inciso, cioè come siano i bilanci delle società. Che hanno, e poi tanto anche lì bisogna vedere se ci sia coincidenza tra società sportiva e società proprietaria dell'impianto. Io non lo so, non ho mai guardato nulla, perché anche quello è un aspetto da considerare, perché se chi costruisce lo stadio è soggetto diverso dalla società che lo utilizza, poi ha delle entrature, non so, paga un affitto di X il club, però poi il club come rientra? Boh, non so. Allora, ne riparleremo e sicuramente anche l'aiuto di Max avvocato potrebbe schiarirci le idee nelle prossime puntate, lo diceva Antonio Baris, molto prossimo, perché il capitolo stadio ho l'impressione che ci terrà impegnati ancora per un bel po'. Noi siamo giunti in chiusura di questa prima puntata, lo dicevo in apertura, la 101esima della storia di Parma Talk, che è partito oggi con la sua quarta edizione. Seguiteci tutti i lunedì con Antonio Boellis, come sempre, qui al mio fianco. Grazie Antonio. Grazie a te, agli ospiti e a tutta la gente che ci ha seguito. Ovviamente un grazie ai nostri spettatori da casa o comunque via social, siamo facilmente raggiungibili, ormai ci conoscete. Grazie a Ciccio Corapi, guest star di questa primissima, e grazie ai nostri due opinionisti, perché fanno parte effettivamente della nostra squadra, Max Ravanetti. Grazie Max. Grazie a voi a tutti. Grande voi. Performance anche oggi, tu sei un performer. quindi, grande performance. Ieri sera con Antonio Benassi. Cosa ha cantato in una città fatta di lustrini di paillettes. Esatto. E grazie anche a Massimiliano Zermi, avvocato tifoso e opinionista del Parma. Grazie a voi. A presto anche con voi, a presto con tutti voi amici da casa, a lunedì prossimo, l'appuntamento è fissato ore 18 quest'anno. Ciao!